siamo, che cosa facciamo? Ebbene, come avete visto, cerchiamo di portare un po' di sorriso, un po' di spensieratezza, qualche risata, diciamo, il nostro lavoro. Abbiamo preso e catturato questo essere divertenti, sorridenti, un po' comici a volte, che ci aiuta, e l'abbiamo trasformato in un lavoro. Da qui possiamo passare a quello che siamo venuti a fare oggi. Cosa? Siamo venuti a fare clownterapia, no? Spiegare un po' che cosa significa la clownterapia, che cos'è. Ma prima di iniziare vorrei ringraziare innanzitutto Angela Leon e l'associazione Riuscendo, che ci ha dato la possibilità di essere qui oggi con voi. E non mi dice, parla anche io. Il microfono. Allora, la clownterapia nasce negli anni 80, dove? A New York. Perfetto, tramite due dottori clown che il loro scopo era di diffondere il sorriso e la fantasia a chi? A tutti i malati in ospedale, anche e soprattutto i piccoli in ospedale. Ma secondo voi che cos'è la clownterapia? Chi lo sa? Una volta. Piano però, piano! Dai, forza! Piano, usiamo un po' la fantasia! A me non piace stare dall'altra parte della cattedra a parlare, sempre solo noi, poi cose belle, allegre, dai!